La legge regionale e comunitaria 2011 torna domani in Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione. Prima giornata dell'intensa settimana di lavori che vedrà l'Assemblea occuparsi, a partire da giovedì, del bilancio 2012 della Regione. E sull'importanza della legge comunitaria si sofferma il Presidente del Consiglio regionale, Nazario Pagano. Ma diciamo che per noi è importante approvarlo. Il testo della legge comunitaria sarebbe una caduta istituzionale molto significativa per la Regione Abruzzo se non riuscissimo ad approvare la norma comunitaria. C'è un problema che, come è noto, divide alcuni esponenti dell'opposizione con il resto dei consiglieri regionali, che riguarda la normativa legata ai rifiuti, ma ritengo che in un modo o nell'altro si debba divenire ad un accordo in aula per approvare uno strumento che è fondamentale e che impedirebbe, in caso di approvazione, che l'Unione Europea ponga un'infrazione nei confronti della Regione Abruzzo. Quindi noi dobbiamo far di tutto per approvare uno strumento legislativo fondamentale per la nostra Regione. Pagano fa il punto anche sulla discussione che si è aperta sul bilancio 2012 della Regione Abruzzo. Sarà una 3 giorni particolarmente intensa per il Consiglio Regionale d'Abruzzo, in quanto poi nei giorni del 29 e 30 di dicembre, al fine di approvare lo strumento finanziario e la legge di bilancio entro i tempi stabiliti per legge, cioè entro il 31 dicembre, appunto questi due strumenti fondamentali per la vita dell'istituzione regione. Anche lì, a mio giudizio, credo che si arriverà ad un'approvazione congiunta, seppure risultano depositati tantissimi emendamenti, si parla di oltre 500 emendamenti, ma sono convinto che si arriverà ad un accordo definitivo. La Regione Abruzzo non può permettersi, così come non se lo possono permettere neanche le altre regioni italiane, di concludere l'anno senza l'approvazione della legge di bilancio e della legge finanziaria. D'altro canto, non viviamo più le epoche di un tempo in cui vi era una dispersione di finanza pubblica, di poste di bilancio che venivano inserite in capitoli di spesa, insomma, che venivano considerati contributi a pioggia o comunque, insomma, non legati a leggi strutturali, a leggi che potevano stimolare la crescita dell'economia della regione. Quindi non c'è da giocare così tanto. Ecco, il discorso è che, quindi, proprio perché si tratta di una legge di bilancio particolarmente asciutta e di una legge finanziaria conseguente, io ritengo che sia assolutamente doveroso e responsabile approvare entrambi gli strumenti entro la fine dell'anno.